metter di posa su questa poltroncina forma di fiore. Questa notte che viene non darà dolore, questa notte passerà senza farti del male, questa notte passerà. Conosci le lacrime e ne sai consolare, bell'amore, non mi lasciare, tu che non credi ai miracoli, ma li sai fare. Bell'amore, fatti cantare, pioggia nel sole, fatti cantare. Era il 1920 e nella famiglia Fasulo, già numerosa perché composta da 9 figli, i genitori e nonni paterni, venne alla luce il 10° figlio, a cui all'anagrafe fu dato il nome di Lorenzo, ma per tutti si chiamò la Lucilla. Finalmente è nato il bel guaglione, grosso, saranno 4 chili. Meno male che io tutto buono e che c'hanno buona mamma e figli. Com'è bello, tale quale la razza nostra, tenici e tu occhi neri e capille nere. Ma che dici, le tale quale a marito, è una fotografia di mio marito, di quando era piccolo. E tale e quale, vanno 2 gocce d'acqua. Ah, che se ne la dici, perché villa la famiglia tua non sa vicina propria. Ma la prete, Felipe, io sono padre e non ti so potuto dire che sei lì. Chi non è la morte chiusa, come potete dire se sono io o sono azzurro? Ma io la fa la rosetta e la sa di anche a semiglia. Io sono soltanto che non andavo con la sfamma e che ti tua sei fatica. Ma non me ne importa, sono contento, perché tanta vita e tanta provvidenza. A te non ho, come so dici, ma basta che stanno buoni. Domani mattina devi andare un po' per comune per la regista, come avete deciso di chiamare? Non ci siamo pensati, perché pensavamo sia la mascola o vera. Ah, io mi diceva che era mascola, se poteva che la panza, e poi, Mariuccia, tenia una bella faccia, senza macchie, sembri che fosse stato un mascolo. Ah, che se la dici, porto, ma mente Mariuccia, hai da trascinare la costa, quando trascina la costa è femmina. Ma si sta cominciando una da volta, la panza, la cosa, la macchia in bar. Ma che dici? Chi lo sono una roba da terra che poteva sapere, più che il, e ne so quale scusa. E finché non nasceva, nessuno lo poteva sapere. Fa, come le fa chiamare? Ma pare che siamo spuntati tutti quanto le parenti, chi lo vive e chi lo muore. A capo tu non mi pare piace. Non piacesse che si chiamasse la Zanzella, eppure il nome di San Lorenzo, il protettore del paese. E quello no, ma bastava non parlare di Sabino Sant'Arpinzio che la facendo un coppa alla radiglia. Papà, ma che dice? Don Luigi domenica alla messa è raccontato tutta la vita di Santo Lorenzo, l'opera buona che fece e come alla fine fu trattato malamente dalla presidenza. Ma chi le vale santo? Ha detto Don Luigi che mentre stava facendo un coppa alla radiglia, lui disse giratemi dall'altro lato perché da questo lato sono ben arrostito. Chi l'ha nello stallone, no Sandro Lorenzo, ma che ci vuoi fare? Che sarà finito a fare una persona sana? Romanamente, ma un Cristo lo vuole! Ma potete trarre tutto quanto, se vuoi studiare per tenere, e nato con una fama, sei già attaccato al petto della mamma. Ma mai uccide un po' grato, fategli un bel brodo di galline, e faccio vedere come cala. Signora Umma, hanno detto che pure una bella zuppa di cipolla fa scendere l'atto. Ma fategli la gallina. Neanche la perazza dei brodo smetta dopo che le belle foto che vietà. Eh sì, signora mamma, oggi ammazziamo la gallina, ma mica si può rimanere sempre gallina. Che se la ammazziamo tutti quanti, chi ci fa più l'ova? Perciò oggi ti una zuppa di cipolla. Meno male che ci crea di urbis, come curare quello
e la mano di Dio. Arrivederci. E c'è anche Teresa di Portavalle che deve partorire e sono già 3 giorni che uscirà di voi. Arrivederci. Lorenzino in fasce, la mamma gli canta la ninna nanna, ma il bambino sta male. Che può mai essere? Un mal di pancia, mette i dentini, non ha digerito bene. Ma che è la Rianara che gli vuole male, che ha messo gli occhi su un bambino innocente. Santa Nicola, la della Eva, e tutta la creatura la temeva, e la temeva e la faceva santa, con la portava pulmina la mamma. Laurenzie, tieni c'è il tuo occhio lucido, pare che tiene la freva. Mamma, come cuoce, che c'era che tiene? Giuseppe, va a chiamare Mirko. Ok, sei qui già lì. Chiama Francesco, che sono 3 giorni che non vengo a fare non fa niente. Aspetta qua, dammi, che le c'è aiuto a cattare sale e ci ho messo 2 ore. Fuori da parlare al medico, si fa a mezzanotte. Va, dammi. Uffa. Nonna nonna, nonna nannarella, sto figlio mio è proprio bello. Nonna nonna è la vecchia colonna, cocero maccarone non mi chiama. E la mi chiama quando cocio foglie, mi fingo malatelle non ne voglio. Ma il medico l'ha già fatto in mezzo alla via la chiamata. Accomodato. Dottore, abbiate pazienza, una volta buona, una volta brava, state sempre da sta casa. E che dobbiamo fare, Maria? Questa è la vita. Stanotte non mi sono proprio collegata perché stava morendo Francesco lo curioso. Mamma mia, che le è successo? Che è giovane? Che è successo? Teneva una bella che nonostante stiamo sotto zero, la camera da letto era diventata come una caldaia. E ti dovevi stare attento che se rifiatava in bocca ti bruciava. Visto delle vene del brutto defettuccio che ha pure mio marito e ce lo dico sempre che se non la finisce se non ha più lato mondo. Maria, questo bambino gli devi dare una bella cura di olio di ricino e daccene un cucchiaio e vedrai che domattina sarà meglio. Dottore, posso offrire un bicchierino di strego d'anisette? No, grazie. E se dovunque vado volessi accettare, la sera avrei bisogno io del medico. Arrivederci, state buoni, piccere. Arrivederci. Santa Nicola, mia manna manna, manna della maiera senza mamma, e che si la mamma donesse, oggi sposasse e domani moresse. Come mamma, come sta la zia? Con mamma mia, ci faccio una nottata. Stanotte la febbre si aiuta le stelle, il guaglione bagnava e si è avuta tanta che la paura. La febbre non c'è stato niente, ha già mandato a chiamare il medico. Fammi lo guarda buono. Cumma, sto facendo una racconta aiuto. Guarda che ho disputato che te. Si è giornato, si è fatto luce. Cumma, che vai a punzare, sai che non ci credo a sto coso. E fai malamente, tu lo sai che sta che la Yanara, quella brutta strega, sabato e oggi. Che ogni tanto fa cacca di spettuccia a cacca d'una. Quella Yanara! Ma come? Non lo sai? Che ne ha capito da via con il cielo? E chi è? Ma come? Sa tutto il paese. E io non lo so, ci sapeva che la vecchia stava qui. Ma mo è morta. E che sta è viva. E chi è? Vieni qua, ci facciamo senza nessuno. Mo che mi ci fai pensare, o che sta brutta strega, ci ho litigato l'altro giorno sotto la fontana quando sono aiutata la mano a minestra. Che la gesteva aveva arrivata prima di me. Lei sono sicuro che l'aveva arrivata prima lì e non l'ho già fatta passare niente. Io portavo la pressa perché c'erano tutte queste bocche che aspettavano il pezzo di banana. Siamo due la mattina per finire il zappa fuori alla massaria. Ma mo che mi ci fai pensare, quella brutta strega mi ha mandato tanto perché le bestemmie mi ha detto che me la faceva pagare. E te l'hai fatta qua. Vieni qua, la Lorenzia, fammi vedere. Cumma, pigliami un piatto, cuoia. San Gioacchino, mia fratella, una palma di mano, fai duple, fai il più piano, sto male diventato una santa.
Fui che passaggio di Gesù Cristo potente, sott'acqua, sotto il vento, sotto la noce e il sott'acqua, sotto il vento, sotto la noce e il vento. Cumma, ce l'hai fatta a morte! Apri che vuoi l'origine, io stavo bisogno di essere liberato. Acqua santa e benedetta, tu me lavi e tu mannichi, tanti dai peccati da quel giorno che sono nato. Acqua santa e benedetta, tu me lavi e tu mannichi dai peccati da quel giorno che sono nato. Cumma, mo vado a preparare una bella tazza di brodo di gallina e tu faccio vedere che stasera c'è la buona e si imbarà come una orilla. Cumma, non è male che sei brutto, già c'è come te già ringraziare, ma non mancherà che ti posso ricambiare. È cosa da niente, sono già i tanti fratelli noi. Mo, io sarei mi trattai da ogni porta e da ogni portuso della casa. E perché? Perché quando hai andato a volo da sì, a ti fare il male e ti avevo appuntato tutta la cinzara e passa il dio. Ma io e non posso più tra sì. E se ne va. Oh, ma quando ti apparia, ma sai da fatta, tu sei più tranquillo. Il bambino diventa grandicello e i genitori, con grandi sacrifici, cercano di mandarlo a scuola per fargli apprendere a leggere e a scrivere. Pensano di riscattare l'ignoranza di tutta la famiglia, istruendo questo figlio, che, più gracile degli altri, è meno portato per i lavori di campagna. La speranza della famiglia è tutta riposta in Lorenzino. Prendete i quaderni e facciamo il dettato. L'autunno. L'autunno inizia il 21 settembre e termina il 21 dicembre. Punto. Nei campi si seminano grano, virgola, ceci e fagioli. Punto. Filippo Panciullo, vieni alla cattedra. Subito, signore. Asino, non sai che la tua si spiega con due N, che ci vuole l'apostrofo. E non è una sola parola. Sei sempre il solito. Adesso non ti più te a chiamare tua madre. Peppino! Che c'è, signore? Va a chiamare la parola insieme. Subito. E la parola fagioli, come si scrive? Quante volte ho detto che a me che si fa a scuola non si deve mangiare, altrimenti non ti sta attenti. Tu già hai ripetuto due anni e se continui così ti perderai anche quest'anno. Ma signor Noè, che oggi ho fame? Sto digiuno da ieri mattina. Non ho potuto fare colazione perché alle 4 sono andato in campagna a zappare. Ho fatto per 4 ore di fatica e poi sono venuto direttamente a scuola. E adesso c'è la fame che non ci vedo. L'ho detto due volte a tua madre che deve scegliere. O ti manda a scuola o ti manda in campagna. Tutte e due le cose non le puoi fare. È a posto. Gioco, dimmelo tu. Con quante ci si scrive la parola fagioli? Con te ci. Ma che stai a dire? Eh sì, hai ragione. Perché due fagioli sono speciali che si scrivono con te ci. Sei proprio incorreggibile a testa dura. E a proposito, come si scrive la parola fagioli? Con te ci. E anche questa volta hai ragione. Perché dipende. Se non hanno ragione si scrive con una G. Se uno ha doppiamente ragione si scrive con due G. Siete una massa di asini. E me l'ho peccato il registro oggi, se no mi avverei. Francesco, passiamo un po' caverna. Io mi lavo, tu ti lavi. Che tempo è? Dov'è la signora? Buffone! Ma che non la mamma! Ma che non ci rompi i ceci? Basta, voglio lasciarmi un po'. Teresa, vieni qua, leggi molto tempo. Tema. Cronaca della domenica. Ieri mi sono alzata e ho pulito i miei fratellini perché mia madre aveva da fare.
Poi sono andata a messa con il vestitino nuovo. Tornata a casa, ho aiutato mia madre a preparare il pranzo. Abbiamo cucinato i mattaiati con la carne di capra. Io ne avrei voluta ancora, ma la pasta era finita. Non vedo l'ora che viene la festa della domenica di giugno, perché la mamma ha detto che ci fa pure il panettone. Dopo pranzo, io e i miei fratellini abbiamo giocato a nascondino e al gioco della campana. Quando si è fatto buio, abbiamo cenato. Noi saremmo voluti rimanere ancora a giocare un altro poco, ma la candela era consumata e la mamma ci ha mandato a dormire per risparmiare un'altra candela. Brava, meno male che ci sei tu. Vai a posto. Signor maestro, c'è la mamma e la Lorenzina. Fate entrare. Buongiorno, signor maestro. Che vi ha fatto oggi sto delinquente? Signor, vostro figlio non ha nessuna intenzione di studiare. Invece di stare attento si mette alla giappolitica a te compagni. Lorenzina, ma quante volte te già dici che t'ambarà? Già dottorato fra due alfabeti, non sanno né leggere né scrivere. Io infatti ti sembro tu ignorante e te l'hai detto tante volte che almeno tu ti ammari a leggere, a scrivere e a mettere una firma. E se non mi vada che ci arriva una lettera, ma porta a fare già Don Giovanni. Voi lo sapete, signor maestro, chi viene buono cristiano, ma tiene poco troppo la bocca aperta. E il fatto nostro sale prima a mezza ragazza e poi sapevo noi. L'altro ieri mi arrivò una lettera di mio fratello che sta all'America e mi aveva mandato $5. Noi non volevamo far sapere niente a nessuno, volevamo spendere per la festicciola di Pasqua. Ma subito Don Giovanni le dice al mattino a dove la mamma in due dolce. E ce l'ho già avuta subito per tanto. E addio festa! Guarda, hai capito? Io non ti porto in campagna proprio per questo, non mi fai inquietare. Ma i capozzo cosa ci vuole trasso, cara? Non è colpa mia. Io mi ci metto con l'attenzione, ma subito mi viene la mano di capo che mi scoppia. E come fa passare? Non ci metto a fare che cosa? E ti metterà di sul bar compagni, eh? E che la già mangiare pallina, buio. Ma io compagno che ha buio. Se no, invece non chiamo sua mamma, non si chiama tutto l'esercito. Avete visto che testa per il vostro figlio? È incorreggibile. Se continua così, la espellerò da tutte le scuole d'Italia. E sa che piacere che mi facesse. Cosa hai detto? Niente, niente, signor maestro. E ci dite che non sia male se faccio la stile di questo. L'Italia perderebbe uno scienziato come me. Avete visto? Questo ruba il tempo a me e poi a voi. Signor maestro, portate pazienza, non mi facete scoraggiare. A proposito, invece portate togli la fresca e ne fate proprio stamattina le galline, facendo pigliare anche le creature vostre. Grazie, siete molto gentile, ma non ci serviva. La prossima volta ho fatto un bel galli, le cucinate a Natale e le facete imbottire. Ma vai raccomando, state non vuole, non me l'abbandonate. Non vi preoccupate, io sto qua per fare il mio dovere e speriamo che pian piano metta la testa a posto. Speriamo. E tu, Lorenzina, non mi fai venire più l'occhio, se non che la prossima volta ci vengo con una mazza e ti faccio nuova e nuova. Una bella ragazza, bianca e rossa, che scoppia di salute, grande lavoratrice, che si intende di lavori di casa e di campagna, sa ricamare, fare la calza e ciò che più conta, parla poco, è obbediente e non protesta mai. Mamma, figlio, finitemi all'occhio, finitemi all'età, se no abbiamo a mezzogiorno e non abbiamo fatto niente, poi chi lo senta a mamma? Tardelli, mi volete muore, sarà pure a questo. Ci sono pure la mia pressione da preparare la pasta a mano. Ma io ancora non l'ho già cominciato a fare, manca andare da tutto. Che ha lasciato? Non lo usare. Hai detto a me c'è, ma non l'ho già trovato. Ah, ma che mi ricordi? Io ho detto, ma non mi ginga, correva appesa a tesinella per l'avatto. E va buono, non perdiamo tempo, ma guarda che non sta a fare un maggiolino. E' un po' pizzita, chi me l'ha già fatto
crosta? Ti trovo per la crosta pure da essa. Mi sentì, mentre la casa va a pigliare la natura di tua pizza, finisci da mandarsi la tana e dopo va a tentare a allenare e vedi se le galline ne fa trovare, che le che tenete sono poco per fare la grattanata del posiere. Come giorni ne hai per affondare chi era l'acqua e dite che ci stava folla? Dimmi parola, ma facciamo i fatti! Fino a me la sono andata 3 ore, da Massimo. Non perdiamo tempo, ci batte solo, che così erano quasi buone. Dice, tu ha cominciato a preparare la tavola, ti raccomando, mi metto sei di ancia, ti dà la madre all'ultimo cassetto. Cerca di fare una bella figura con i tuoi futuri suoceri. Poi no, io mi sto andando, non facciamo a tempo a fare la ranella. Perché ora sono troppo triste. No, no, andiamo pranzo, invece della ranella facciamo la mezza zina. Non la teniamo. Fa una cosa, va al magazzino e accanto a 2,25 e dici che poi io li pago. Buongiorno, come andiamo? Potremmo andare? Oh, Brasile, Brasile. No, no, vieni qua. Oh, già se ne è arrivato. Stai, come stai? A me, a pace, pianta il sorriso. Aspettate, aspettate. Mi va bene fare, quasi pronto le pranzo. Neri, già lo sai che sei venuto a fare. Chi sei tu? Suono bene e suono spesato. A me mi piace mettere le cose in ghiaccio prima che ci mettevo a mangiare. Mettere le cose in ghiaccio, che poi non vorresti che ci dessero delle sorprese. Neri, io ci posso dare. Lo vorrei dare. Le tue terapie. Non come ho fatto la mastropia. E manca la lira che sto disperato. Vabbè, manca un bene. Però la cosa da sotto ce la potessi dare. Mi stai così scannato in gamba. Allora io capisco, ma vediamo una delle figlie femmine da spesare. E sì, niente, non ha mai matrimonio. Io ci posso dare una casa, un lire, l'armadio, una tavola e quattro sedie. Vabbè, io ci non mi sei. Se no, quando è da poco che il tavolino ci invita pure a me, dove ci aspettiamo, non è? Ma ora ci dico quando sei andata a sposare. Per me fa un bel danno, perché veniamo dopo tutto da parare. Sapete, tu con Max siamo accattati nel tutto da terra la cella d'anno. Avete ragione, con Max, perché pure io ero una dei tuoi figli da sposare. E quando dobbiamo fare questo matrimonio? Quando venite voi? Ma c'è il frannano e mezzo. Secondo me, se si è sposato più presto, che la vuole non ci sappino sposato a Brice. Non posso dire di quest'uno andare a casa la sera. Io però non mi metto mezzo. Ma volessi sapere, se potessi unire, ce lo dire solo, dobbiamo fare un pubblicere. No, non se ne parla proprio. Nunca, io andiamo in campagna a fare cari, quando la sera ce ne tornano, stanno, ce ne mettiamo a quelle campagne. Ma quello pure lo sape. Ma quando è, volessi uscire solo con le cere? Sì, guardo, io fino a quando ti ho parlato, ma ora voglio dire una cosa. Se tu vuoi uscire con mia figlia, ci deve stare qualcuno, o la sala o il frate. Se ti sta bene è buono, se no guarda ci sei miei amici romani. E fa buono, non mi vedo pure, ma passa a sapere se ci stanno in mezzo. È tutto pronto, accomodatevi. Sono passati e Laurenziere è diventato vecchio. Nella sua casa è solo con i suoi ricordi e la sua solitudine. Lucia, come mi sento solo. Quando non abbiamo passato insieme, ti ricordi? Quanti sacrifici abbiamo fatto e quando pare a mano abbiamo mangiato. Adesso che potevo essere felice, tu mi hai lasciato. Ed io sono solo, in questa casa, piena di tuoi ricordi. Passo le ultime giornate della mia vita. Una volta se dovrebbe andare da questo mondo, insieme. Non è giusto che uno dei due se ne va e l'altro resta su questa terra. A fare che? Ad aspettare che tutte le mattine spunta il sole, vivere giornate in solitudine. Adesso che potevo essere felice, perché i nostri figli sono diventati grandi e stanno bene, tu mi hai lasciato. I nostri figli hanno studiato, Luciene.
non fanno l'università, sono istruiti e capiscono il mondo, non come noi, che appena appena sapevamo mettere la nostra fila. Loro sono emancipati, non siamo arretrati e non paghiamo niente. Non dobbiamo dare fastidio a loro, perché hanno da fare e non possono perdere tempo con noi. Luce. Buongiorno papà, come vi sentite stamattina? Non mi avevo dolore di schiena. Questa Maria, non soffrire così, infettati tanti pensieri. Papà, ma che decide? Fate colazione e poi guardate, oggi ci sta il sole, mettetevi sul terrazzo. Ma che state piangendo? No, sono vuoti, non so più voi stesso. Papà, oggi è festa, vengono tutti quanti, dovete essere contento. Buongiorno. Che, tuo marito non ci sta? Ah già, quello ha portato il cane a passeggio. Voi papà, come state? Sembrate una giovinotta. Un giovinotto che conosce troppo il mondo e non conosce i figli suoi. Io ho fatto la guerra. Io ricordo che... Per cortesia, non mannerate con questi discorsi d'arti tempi. Siete una ragna. E tu che guardi, piuttosto ti sei guardata allo specchio. Sei più giovane di me, sembri mia nonna. Dietro voi che si facesse i fatti suoi, perché a me mi abbalano le cervella. Cominciamo! Buongiorno a tutti, c'è un giorno supremo stamattina e voi siete qui a offrire. Papà, buongiorno, non vi fa male niente stamattina? Io adesso, vedersi trovare pace, vorrei vedere il sole, vorrei sentire la voce dei bambini. Loro sono come noi, sentono il mondo, sentono Dio vicino, ma qui neanche i bambini ci sono più. Bisogna vedere cosa fare un papà, qui non può stare, dopo è meglio, io non mi sento libero. Ah no, neanche da me, io sono una donna invecchiata e non posso aver cura di lui, e poi mi sarebbe d'impiccio. Io propongo di tenerlo un mese da me e un mese da te, tu che ne dici? Io ho un'idea migliore, rimane qui a casa sua e paghiamo insieme una donna per accudire. Scusate, ma non sarebbe meglio portarlo in una casa di cura? Si curano di lui, lo trattano bene, noi stiamo tranquilli. Sono parecchie volte che mi sento parlare di questo, ma che sono? Ma come sta? Mo sto qua, mo sto là, a te ti do fastidio, non mi senti libero. Io ragiono ancora, io sono un uomo, vedi capito? Papà, calmatevi. Levatevi, siete andati a scuola, ma non avete imparato niente. Non avete capito che un uomo fino all'ultimo giorno, fino a quando...